Seconda edizione per Tre Teatri Rivive Emozionando, un progetto lanciato lo scorso anno da Confesercenti Chieti con l'obiettivo di promuovere il territorio coniugando le tre anime sinergiche della città: cultura, enogastronomia e shopping. Tre, le esperienze già in calendario a cui è possibile partecipare prenotandosi sul sito Teate Events. Un viaggio a tutto tondo all'interno della città tra musei, aperitivi, cenati, oltre alla possibilità di assistere ad un concerto dell'Accademia guidata dal maestro Mazzoccante. Tre vuole promuovere il territorio, come dicevo poc'anzi, e vuole soprattutto invitare tutti coloro che non hanno avuto modo di conoscere le bellezze che Chieti custodisce, invitare appunto a conoscerle, anche e soprattutto per il territorio limitrofo o per i turisti, perché noi ci auguriamo adesso con la stagione estiva che ci possa essere anche un incoming verso la nostra città da parte di turisti stranieri. È un progetto importante di Confesercenti che ha visto la sinergia nostra, la nostra amministrazione con l'assessorato al turismo, con il vice sindaco che ha lavorato molto su questo progetto. Noi come assessorato al commercio non possiamo che essere felici di una iniziativa che coinvolge la città a 360 gradi. È un percorso di marketing territoriale che insieme al nostro sindaco cerchiamo sempre di favorire, perché poi attraverso queste iniziative la città ne beneficia il commercio, assolutamente un indotto importante. Sì, un progetto ormai corposo e consolidato di successo per il quale siamo davvero molto entusiasti, perché siamo non solo alla seconda edizione, ma siamo diciamo a consuntivo di risultati importanti di questo progetto che ha impattato positivamente sul turismo e sull'economia della nostra città, segnatamente della parte alta, valorizzando tutte le bellezze e portandoci anche questo inverno alla BIT a presentare e a parlare di questo importante progetto, la Borsa Internazionale di Turismo di Milano. La promozione veramente della nostra città, delle nostre bellezze, del nostro territorio, la valorizzazione culturale e la promozione turistica, due aspetti fondamentali da cui ripartire, da cui far ripartire la nostra città, è quello che stiamo facendo. Complimenti a Confesercenti per aver messo in campo questo ambizioso progetto.